Dalla solare città di confine, la strada che porta in alto è tortuosa, inizialmente asfaltata. Più in avanti diventa una strada militare, con ciò che rimane delle pietre che la componevano. È poco piacevole per le sospensioni se avete una moto con cogli stradali, e anche per il pilota. Questa strada bianca ho avuto la possibilità di testare come le sospensioni della GS allo stato originale non siano proprio adatte a rispondere a un terreno sassoso e regalavano brutte sensazioni sia alla schiena che alle braccia. Già da subito ci si mostrano scenari emozionanti e di tanto in tanto vecchie costruzioni militari lungo la via. Occhio alla protezione laterale che in alcuni punti diventa completamente assente. Visitato questo tratto circa un mese prima, sapevo della presenza di una grossa roccia franata sulla strada. La zona è spesso soggetta a frane, dunque non è strano. Una volta imparata la tecnica, oltrepassarla è stato facile. Basta tenere i piedi saldi sulle pedane, ginocchia strette e regolare la direzione del peso in base alla pendenza. Da qui inizia la vera e propria peripezia. Arrivato al rifugio mi si poneva davanti un bivio e la traccia che stavo seguendo, sottolineo per biciclette, mi portava sulla sinistra in direzione del Col de Muraton sul passo del Muratone. Da qui voglio avvisare chiunque volesse riprodurre l'itinerario che la strada non è assolutamente adatta alle moto, a maggior ragione alle bici limpide. Si fa sempre più stretta e di una difficoltà sempre maggiore. E non c'è modo di tornare indietro. Qua non è fattibile.